Mio padre Aldo è stato soldato nel corpo degli alpini durante la Seconda Guerra Mondiale. Partì sotto la spinta dell'immaginazione che in un giovane consiste nel credersi necessario. Tornò persuaso del contrario, di essere superfluo e trascinato da causa superflua. La guerra era un odio di padri contro figli, mandati a morte contro figli di altri padri sciagurati. Lui, orfano a 13 anni, aveva creduto agli adulti che dai balconi spedivano la gioventù a combattere. Io ho scritto i libri che lui non ha scritto, ho scalato le montagne che avrebbe voluto. Sono suo figlio perché ho ereditato i suoi desideri. Non si eredita il granaio, la casa, ma la penuria, il compito lasciato, la provvista mancata. Per dimostrare cosa? D'essere più capace? Non fa per me. Ho creduto invece di dovergli un risarcimento per averlo desolato. Quando scrivo, bisbiglio perché penso che sia rimasto cieco pure là dove sta e non arriva a leggere la pagina dietro la mia spalla. Le storie gli piacevano e ci sono rimasto io a raccontargliele. Sulla traccia di Nives di Henri De Luca. Mio padre. Erodoto diceva che in tempo di guerra capita ai genitori di seppellire i figli. La storia, cioè, subisce il rovesciamento dell'ordine naturale delle cose, con grandi sofferenze per tutti. La guerra partigiana ha risparmiato mio padre, l'ha restituito vivo al mondo a 25 anni e mi ha permesso una vita di pace e di benessere. Ha permesso a me, neanche 10 anni, di seppellire lui, troppo presto, ma seguendo la cronologia della giusta storia, quella di pace che non è indenne dal dolore, ma può consentire comunque di crescere. E ora, che ho 15 anni più di lui, vorrei urlare che non ce la faccio senza di lui, che soffro ancora, che vorrei rincontrare il suo volto disteso, il suo sorriso ironico con le labbra che tiravano verso sinistra. Vorrei parlargli ancora, chiedergli consigli, farmi guidare ancora per mano, anche se è così giovane, così inesperto di questo mondo.